Ciao, benvenuti in un nuovo video. Io sono Daria. Oggi vorrei fare un video chiacchiericcio della domenica in cui vi mostro tè, tisane e infusi che sto bevendo in quest'ultimo periodo. Io ne prendo almeno uno o due al giorno, mi sgonfia, drena, mi rilassa, quindi ve ne farò vedere un pochettino e sono tutte low cost, reperibili al supermercato, quindi non vi mostrerò qualcosa di astruso, ma di qualcosa che insomma potete reperire facilmente, super low cost. Prima di iniziare vi mostro che cosa sulle labbra, che è MLBB di Clio, mi piace moltissimo e lo sto quasi finendo perché insomma ce n'è poco. E poi per il look occhi ho utilizzato la Lolita Porvida ed è questa bellissima palette qui, questa qui. Ma io direi, allora, entriamo nel vivo del video, parliamo un pochettino di tè, tisane ed infusi preferiti di questo periodo. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i nuovi contenuti e anche supportare il mio canale. E se alla fine del video questo insomma contenuto vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, lasciatemi un bel like. Se volete fare due chiacchiere con me in maniera più diretta, vi aspetto invece su Instagram e mi trovate come Lilla Cupcake. Ma bando alle ciance, come dico sempre io, iniziamo subito. Allora, come vi ho anticipato, sono tutti prodotti low cost, facilmente reperibili. Intanto scusate il sole e la luce che cambia, facilmente reperibili. Iniziamo con questo qui di Lord Nelson, che è un tè verde alla vaniglia, buonissimo, che trovate alla Lidl. Questo lo consiglio la mattina perché è energizzante, contenendo teina, insomma si tratta di tè verde aromatizzato alla vaniglia, è molto dolce, potete anche non zuccherarlo, quindi non ve lo consiglio la sera, ma utilizzatelo la mattina perché è buonissimo, profumatissimo, mi piace moltissimo, è uno dei pochi della Lidl che riesco a bere, è molto aromatico, molto intenso, ma gustoso, quindi il primo che vi mostro è questo tè verde alla vaniglia. Poi, sempre per rimanere in tema, beviamo una tisana la mattina, ho preso questo qui dell'Angelica al 95% di cacao e c'è scritto Vitality, sì, in effetti è energizzante, quindi non prendetelo la sera, ma lo consiglio insomma a colazione. Allora, ho diettamo di questo prodotto, so che la mia amica Carla Carnicella, ciao socia, lo cerca in ogni dove, io l'ho trovato al supermercato, ma non vi so dire perché ha deluso un pochettino le mie aspettative, c'è chi lo ama e chi lo odia. Vi dico però come lo odio e come lo amo. Lo odio bevuto come infuso, quindi in acqua calda, semplicemente immergendo in infusione la bustina. Non mi piace il sapore di acqua calda che sa di cacao, non mi soddisfa, preferisco qualcosa di fruttato e di fiorito, insomma di più aromatizzato. Il cacao così non lo preferisco. Allora, che cosa ho fatto? Ho provato invece a utilizzare questa bustina nel latte caldo. Io bevo latte di soia alla vaniglia o latte di riso alla nocciola ed è veramente buonissimo, il cacao si sente tanto, ma mi piace più abbinato al latte, sia esso normale o vegetale, che con l'acqua, quindi infuso così mi piace moltissimo. Quindi magari se avete insomma questo sempre senso di stranezza che ho avuto io a bere un'acqua calda che sa di cacao, provatelo nel latte perché è veramente invece delizioso. Andiamo avanti, ma qui vi cito sempre la mia amica Carla Carnicella perché vi mostro questo qui della Pompadour, gusto mele e fico, molto molto dolce e mi ricorda qui il bicchierino a tulipano delle serie TV turche. Allora, io quando lo prendo, anche perché condividiamo tra le mille passioni anche questo di bere tè e tisane, io penso a lei, infatti lei dovrebbe assolutamente assaggiarlo anche perché lei ha proprio i bicchierini a tulipano e oltre a seguirla per la simpatia, per la moda, beauty, insomma perché è sempre sul pezzo, seguitela anche perché adesso qui insomma già so che si arrabbierà, perché conosce una serie TV turca, una più bella dell'altra, cioè ogni volta mi suggerisce cose
Insomma, mi è venuta in mente lei perché questo tè mi dà l'idea un po' proprio di turco, si chiama Mela d'Oriente, della Pompadour, non ricordo se ve l'avevo menzionato. Insomma, mi piace tantissimo e ha questo gusto molto intenso. Mi ricorda una tisana orientale, appunto, è buonissima. Vi deve piacere il gusto dolce di mela abbinata al fico, molto molto buona. Poi, invece, questa della Kapper, che è biologica, si chiama Flower Power. All'interno troviamo fiori di sambuco, camomilla e ibisco, è un infuso, che invece io adoro prendere la notte, cioè prima di andare a dormire o magari sul divano mentre sto vedendo la TV con il mio plaid e mi vedo i miei programmi in TV o leggo un buon libro. Mi piace moltissimo, concilia il sonno, vi rilassa tantissimo e ha un profumo floreale intenso ma delicato. Si sente tantissimo i fiori di sambuco. Mi piace molto. Quindi, al posto della camomilla tradizionale, in realtà io utilizzo questa. Quindi, vi consiglio questa marca che è anche biologica, quindi costicchia un pochettino in più rispetto alla normale camomilla, ma non è che parliamo di cifre astronomiche, parliamo sui 4 euro, quindi 4,50 euro, una cosa così. Quindi insomma è fattibilissimo e sono tra l'altro 20 bustine. Sì, sono 20 bustine, quindi comunque vi dura. Poi vi mostro un ultimo acquisto che è per le difese immunitarie della Sognidoro, quindi questa veramente la trovate al Deco, al Conad, al Carrefour, insomma in ogni dove, ed è questa con echinacea e papaya. Questa è buonissima anche di sera, quindi mi piace perché quando ne sentite il bisogno di avere una tisana o qualcosa di caldo, la potete prendere sia che sia di mattina che di sera. Oltretutto aiuta insomma per le difese immunitarie e si sente tantissimo la papaya, quindi frutta, quindi la prima nota che si sente è fruttata. È molto buona anche questa e poi alla fine del video vi faccio vedere che cosa utilizzo io come dolcificante naturale per questi tè, tisane, infusi, perché qualcuna è così dolce che va bene anche senza zucchero, ma io vi dico anche che non lo utilizzo proprio lo zucchero, ma vi farò vedere a fine video che cosa utilizzo. Poi passiamo avanti, sempre della Sognidoro, delizie di frutta secca, vaniglia, mandorla e cannella. Questa è quasi finita, sì, tre bustine. Mi piace moltissimo perché profuma tanto di vaniglia e di cannella. Si sente poi quando bevete il retrogusto di mandorla, quindi se non vi piace la cannella, questa si sente in maniera molto forte. Ma mi piace proprio per quello perché io adoro la cannella. Quindi, se voi non siete amanti della cannella, scartatela. Se invece come me amate la cannella, fiondatevi ad acquistarla perché è buonissima. E questa io la utilizzo pomeriggio sera. Quindi, se non sono al lavoro, lo utilizzo anche di pomeriggio, tipo nei weekend, oppure la prendo tranquillamente di sera, appena torno da lavoro, dopo cena e prima di andare a dormire. Poi, sempre di Sognidoro, vi mostro questo infuso. Questo qui è mirtillo e bacche di goji. Come potete vedere qui, è una di quelle che vanno bene sia calde che fredde. Io però l'ho sempre utilizzata, soprattutto in questo periodo, calde, quindi tazza calda, acqua calda, e come infuso semplice. Questo ha un sapore di mirtillo bello strong, quindi lo vedo un po' più di giorno. Di pomeriggio magari anche, ma non la sera, non lo so, è un sapore troppo troppo forte. Il mirtillo però va benissimo per la vista, per la circolazione, le bacche di goji sono antiossidanti, quindi è un'ottima combo che però per il gusto, siccome è molto forte, io lo vedo un po' più per la mattina o il pomeriggio, prima di andare a dormire magari no, perché non è qualcosa di leggero e profumato, ma è qualcosa di bello consistente, quindi che lo vedo bene pure per una colazione. Siamo per concludere con le mie due preferite, e anzi devo andarle a ricomprare. Questa qui, pera e cannella, anche questo è un infuso che va bene sia caldo che freddo, ma io lo utilizzo caldo. Questo è forse il mio infuso preferito insieme all'altro che vi sto per mostrare, perché si sente tantissimo la pera e tantissimo la cannella. Molte volte il gusto non si capisce che cos'è,
sanno più o meno della stessa cosa, invece queste che vi ho mostrato, no, si percepisce la nota molto, molto distintamente, e anche qui, sia della frutta che della cannella. E qui vale sempre lo stesso discorso: se non vi piace la cannella, questa non fa per voi perché si sente in maniera molto forte. A me che piace da morire la cannella e la pera, è un abbinamento che veramente amo tantissimo. Anche questa, tutte le sogni d'oro, le trovate in un supermercato normale, quindi sono facilmente reperibili e mi piacciono tantissimo. Queste ne sono rimaste due o tre e devo andarle a fare il rifornimento. E mi piace veramente molto. In abbinato poi, quindi se la giocano sul podio, questa qui pera e cannella e questa qui sogni d'oro della linea orti e frutti, mela, carota e zenzero, quindi frutta e verdura insieme. Queste sono praticamente introvabili, sono così buone che lo scaffale ogni volta che andate è sempre vuoto. La prossima volta ne prenderò due confezioni. Questo pure mi piace moltissimo, non avevo mai provato un abbinamento del genere. Lo zenzero vi fa digerire, è quel retrogusto un po' piccantino che pizzica anche alla gola, ma fa benissimo perché disinfetta. La mela e la carota, non avrei mai immaginato mai in questa tisana. Mi piace moltissimo, la mela si sente tantissimo, proprio odore di quella mela caramellata del Luna Park, buonissima, con la freschezza della carota. Insomma, veramente un abbinamento buonissimo, quindi super promossa e direi che queste due sono al primo posto per me. Ma vi avevo detto a metà video che insomma non utilizzavo lo zucchero, quindi che cosa uso? Ebbene sì, ve lo faccio vedere. Il mio amatissimo miele. Nello specifico questo è miele di millefiori dell'apicoltura del re, il miele del re. Vi metto giù la pagina, metto sempre un cucchiaino sia per quelle della mattina sia per quelle della sera. Mi dà carica soprattutto la mattina, mi piace la sera perché quando c'è vento fa freddo, una bevanda calda col miele è un toccasana anche per la gola. E questo nello specifico, come potete ben vedere, ve l'avevo mostrato in qualche video precedente, forse 2 video fa, che era pieno, ebbene. Sono quasi a metà, quindi andrò a dare una sbirciatina per prendermi qualche altra tipologia di miele. Questo qui, Millefiori, è profumatissimo ed è buonissimo. Quindi un cucchiaino di miele al posto dello zucchero. Se non l'avete mai provato, fatelo e soprattutto provate magari proprio quello del miele del re. Allora, questo è quanto. Era un video chiacchiericcio appunto della domenica. Spero di caricarvelo stesso oggi. E quindi. Questo è quanto, volevo chiacchierare, portare dei nuovi contenuti, fatemi sapere se queste tè, tisane ed infusi vi sono piaciuti, quali sono i vostri gusti preferiti e consigliatemi qualcuno anche voi, me lo scrivete giù nei commenti perché così ci aiutiamo un pochettino, vorrei provare qualcosa di nuovo anche perché come avete ben visto sono quasi finite, quindi devo fare di fornimento. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per supportarmi. E se volete fare 4 chiacchiere con me, ci ritroviamo su Instagram come Lilla Cupcake, quindi mi trovate lì. Io vi mando un bacio grande e spero di avervi tenuto compagnia, di avervi strappato un sorriso e perché no, di avervi dato qualche spunto utile. Ci rivediamo se vi vado un prossimo video e alla prossima. Ciao!